In barca acqua fino ad affondare in maniera clamorosa il piano di lavori sulla rete idrica e fognante in provincia di Frosinone. Sono i 62 milioni di euro per le opere previsti dal contratto con Acea. Il piano è stato esaminato dall'assemblea dei sindaci riunita nel palazzo della provincia a Frosinone. Ma qualcuno ha fatto il furbo, i sindaci se ne sono accorti e tutto è saltato. Alla discussione era presente un numero di sindaci che rappresentava circa l'80% della popolazione servita dalla multinazionale romana. I sindaci hanno esaminato il piano per la seconda volta. La prima lo avevano fatto a luglio, decidendo di scorporare dai 62 milioni una quota pari a 20 milioni per destinarli ai lavori per i depuratori e di dividere i restanti 42 in base al numero di abitanti per realizzare nuove condotte e fognature in proporzione alla popolazione. Quel piano è tornato in assemblea per approvare il risultato della divisione comune per comune. Ma prima di esaminare la questione, il sindaco di Esperia, Giuseppe Moretti, ha chiesto di avanzare una proposta ai colleghi. Chiedere al TAR il blocco dei conguagli che hanno fatto lievitare le bollette, cioè gli 85 milioni che un commissario nominato dal Tribunale ha riconosciuto ad Acea quale differenza tra la tariffa prevista dal contratto e la tariffa provvisoria che venne applicata ai tempi di Iannarilli. Il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, ha chiesto di apportare delle modifiche per giungere a una proposta unitaria. Si tratta per un'ora e alla fine 49 sindaci su 53 firmano quel documento. Dicono no Adriano Roma di Arnara, Antonio Salvati di San Giovanni in Carico, Alessia Savo di Torrice e Sandro Foglietta di Supino. Spiegano che quella proposta non serve a un bel niente, perché se i sindaci avessero voluto davvero bloccare gli aumenti nelle bollette, sarebbe bastato chiedere la sospensiva al TAR, cosa che a luglio invece nessuno ha voluto fare e ora non c'è più tempo. La proposta viene messa agli atti. Il colpo di scena arriva quando si discute dei 42 milioni da dividere per i vari comuni. Nessuno fino a poche ore fa conosceva il risultato di quella divisione e quando ogni sindaco ha visto la quota spettante al suo comune ha notato che c'era molto meno del previsto. Calcolatrice alla mano si è scoperto che la segreteria tecnica invece di fare la divisione aveva fatto prima un po' di sottrazioni riducendo i 42 milioni a 8,5 e che fine aveva fatto il resto? Tante spese come i 2 milioni previsti per computer e programmi. A questo punto i sindaci hanno cominciato a dire no. Non solo Arnara, Torrice e San Giovanni, ma anche comuni grossi come Cassino, Veroli e poi Cervaro e Arpino, al punto che intorno alle 20 il piano viene ritirato ufficialmente per rivisitarlo. Ma a questo punto accade ancora altro. Quando il sindaco di Castelliri propone il ritiro del piano, il presidente della provincia Antonio Pompeo non mette la cosa ai voti, ne prende atto, chiude la cartellina e se ne va, senza votare nemmeno il punto successivo, cioè l'elezione della consulta d'ambito. E tra i sindaci c'è chi annuncia già un ricorso legale.